Ciao Giacomo, grazie del tuo commento e per aver espresso il tuo punto di vista. Per me è molto importante. Capisco che possa averti un po' turbato la mia posizione in cui affermavo che le religioni hanno come obiettivo il controllo delle persone. È ovvio che questo è un tema importante, è un tema anche complesso e il mio intento non era quello di superficializzare o generalizzare, ma di portare il mio punto di vista e la mia esperienza e le mie riflessioni. Ma perché ho affermato questo? Ho affermato questo perché se osserviamo la storia possiamo notare come le religioni si siano sempre intrecciate col potere politico e sociale. E ne abbiamo grandi esempi, basta pensare all'Inquisizione, alle guerre sante / guerre di religione, no? Dove si cerca di imporre la propria verità, la propria visione su un altro popolo, un'altra tradizione, un'altra cultura. Come possiamo vederlo, per esempio, nella paura del peccato originale che ha guidato le persone per anni e a volte lo fa tutt'oggi. Ok, quindi queste per me sono modalità di controllo, senza pensare al fatto che spesso le religioni sono un nucleo di regole, di dogmi, di credenze e convinzioni che si impongono come verità assoluta. Questo ovviamente capisco anche che a livello storico abbiano avuto una valenza per la salvaguardia della salute, del benessere, della società, della comunità. Però cosa succede? Che questo molto spesso lede la libertà delle persone e la libertà di pensiero. Basti pensare che oggi nel 2024 ancora si pensa che lo yoga sia un'attività satanica o che una persona che ha delle caratteristiche diverse da noi sia sbagliata. Quindi a questo mi riferivo nel mio precedente video. Poi è chiaro che il mondo è vario, è ampio e anche all'interno delle religioni ci sono delle realtà che possono essere molto interessanti e molto evolute. Queste però io le riconduco sempre a un concetto più di spiritualità, vedendo la spiritualità quasi a un gradino superiore rispetto alla religione. E per me la spiritualità è qualcosa di molto bello, molto importante, perché come ho già detto è qualcosa a cui si può accedere al di là della religione, è qualcosa a cui si può accedere anche senza, come dire, essere soggetti a determinate regole o credenze che non risuonano con noi. Detto ciò, trovo sia estremamente importante creare un dibattito, una discussione critica anche verso quegli aspetti della religione che possono essere proprio di controllo e manipolazione delle masse. E per questo ti invito e invito le persone che magari stanno vedendo ora questo video a commentare, a portare la propria visione, la propria esperienza, senza giudizio, e cercando di rimanere in un contesto, diciamo così, amorevole, ok? Dove ognuno possa esprimere le proprie idee e non si senta per forza attaccato dagli altri, perché è anche arrivato il momento di vivere rispettando i valori e le idee degli altri. Quindi vi aspetto nei commenti e sarò felicissimo di leggervi. Ciao!